nostra bella Geo. Geo, allora oggi solo. Solo per oggi, allora Geo, allora lo stress abbiamo capito è per le vacanze. E tu con il tuo partner, come va? Come va Giorgia? E l'amore? E l'amore, diceva una canzone. Allora, adesso invece noi andiamo direttamente ad Amatrice, dove ogni anno viene organizzata una sagra gustosissima, la sagra degli spaghetti alla matriciana, questo famoso piatto che ormai è conosciuto non solo in Italia ma nel mondo e che potrete gustare proprio in questi giorni all'interno del Parco Naturale d'Abruzzo. Allora, davanti ad un bel piatto fumante di spaghetti alla matriciana che è stato preparato rigorosamente con prodotti locali, avrete anche la possibilità di visitare il mercatino dell'artigianato, ma non solo, potrete anche darvi al ballo e quindi partecipare al cosiddetto saltarello, che è proprio il ballo tipico da quelle parti. E noi adesso, magari con un saltarello, questa l'ha scritta l'autore, non è mia, giuro, ce ne andiamo a vedere le previsioni del tempo. E quindi cominciamo subito con le temperature massime che sono state registrate ieri, comprese tra i 28 e i 34 gradi, temperature ancora abbastanza elevate, insomma, questo caldo di agosto continua a farsi sentire. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord avremo temperature intorno ai 27 gradi, al centro invece temperature più alte intorno ai 30 e come sempre Roma sarà la città più calda con 32 gradi, mentre al sud temperature intorno ai 29, quindi comunque questo agosto continua ad essere abbastanza caldo. E adesso passiamo alle immagini che arrivano direttamente dal nostro Medsat. Vediamo una nuvolosità associata ad una perturbazione che farà aumentare la probabilità di precipitazioni, soprattutto sulle regioni del nord e del versante adriatico. Vediamo infatti le proiezioni, le immagini ci mostrano appunto questa nuvolosità che sta attraversando le regioni del nord, che sarà particolarmente persistente nelle prossime ore, quindi darà un'alternanza di tratti soleggiati, schiarite a nubi. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa accade oggi. Questo è il nostro ultimo aggiornamento, quindi prima di uscire di casa vediamo quali sono le previsioni del tempo. Cominciamo proprio dal nord. Allora, ecco in arrivo piogge, acquazzoni un po' ovunque su tutto il nord, specialmente sul Triveneto, quindi sulla parte nord-orientale arrivano anche rovesci a carattere temporalesco. Al centro, come vi ho accennato, e soprattutto sul versante adriatico che il tempo diventa più instabile e variabile, mentre sul versante tirrenico il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al sud, anche qui sulle regioni peninsulari, arrivano le prime piogge, quindi i primi rovesci, mentre su Sicilia e Sardegna il tempo si mantiene stabile. Vediamo adesso invece le condizioni del tempo per la giornata di domani, quindi domenica. Andiamo come sempre al nord, ecco che cambia la nostra immagine dell'Italia. Al mattino una nuvolosità con rovesci sparsi, ma è dalla serata che comincerà ad arrivare qualche piccola schiarita, quindi pian piano da domani sera il tempo comincia a migliorare. Sul nord, al centro invece, per quanto riguarda la giornata di domani, sempre piogge sul versante adriatico, purtroppo anche domani brutto tempo da quelle parti. Sul versante tirrenico cielo sereno poco nuvoloso. Al sud anche qui continuano a persistere le piogge sulle regioni peninsulari, mentre continua a persistere il bel tempo sulle isole, quindi su Sicilia e Sardegna. Questo era il nostro ultimo aggiornamento meteo per oggi. Purtroppo non vi ho portato grandi belle notizie, però parliamo dell'ultima parola del nostro vocabolario meteo, che è termica, una sorta di bolla d'aria invisibile all'occhio, caratterizzata da una temperatura più alta rispetto all'area circostante che tende a salire verso l'alto. Ora però, prima di salutarci, vorrei farvi vedere alcune vignette. Adesso la regia ce le manda. Non so se ricordate, Vigne e Vignette, l'evento della scorsa settimana che si è svolto a Sant'Agata de' Goti, che ha riunito le migliori matite d'Italia. Ecco, state dando un'occhiata a queste vignette dove, allora, possiamo riconoscere una protagonista femminile che... Ma riconoscere che? No, diciamo che ha molto autocontrollo, diciamo è sobria. Ecco, ma quello definire... Ah, e quest'altra invece sì. Sarei io che sto rincorrendo qua, una bionda sola, c'è in studio. Sì, la adesso la dovresti vediamo. Essere tu. Leggi sì, un po' alla fine che c'è scritto lì. Allora, tu dici per Bacco, fermati ti prego, per te un programma divino. Ah, io invece un programma divino, sì, per Bacco. Per Bacco, capito? Hanno fatto la freddura per anche freddura. Sulle vignette. Ti è piaciuta? Ebbene, anche no, non mi è piaciuta tanto. Non ti è piaciuta? Ne mai sentito una bella? Devi sapere che ho letto proprio ultimamente adesso l'ultima battuta proprio del film 007 in stato proprio di morte. Es-
Questo... James Bond? Sì. Veramente? Sì. Vuoi sapere che c'era scritto? Che c'era scritto? Sono Bond, moribondo. Quasi quasi erano meglio le vignette. Oddio, che orrore! Finiamo in bruttezza oggi. Io invece adesso lascio la parola a Massimo Proietto, che ci porta in Sicilia, precisamente a Sclafani Bagni, per scoprire un antico borgo che si trova alle pendici delle Madonie. Appuntamento a domani per il meteo.